dopo la riapertura del 2 giugno è andata bene anche in numeri di visitatori, abbiamo fatto nel mese di giugno 1200 visitatori, dopo l'esperienza vissuta con il premio Strega, che era la prima diciamo di spettacolo, di possibile assembramento gestito con qualche piccola polemica da parte di qualche giornale, ma sostanzialmente anche in quella circostanza il distanziamento, le misure di sicurezza erano state rispettate. Ieri sera abbiamo superato la prova, il rispetto delle norme è stato perfetto, cioè veramente nulla da eccepire, sia sotto l'aspetto del personale dell'area archeologica del Teatro Romano, sia sull'organizzazione dell'OFB, che ieri sera ha presentato un concerto secondo me straordinario per, sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto della scelta dei brani. Il teatro dava una sensazione quasi sublime, c'è stata una grande emozione, io ho visto il pubblico interessatissimo e piacevolmente interessato alla serata. Come seguirà adesso il programma? Ma avremo un'altra serata giovedì, 16. Giovedì bisogna stare molto attenti perché faremo un doppio turno per consentire al maggior numero di utenza di godersi lo spettacolo jazz di Luca Quina e di Paolo Fresu, si farà il doppio turno, quindi il problema potrebbe esserci nel passaggio tra il primo e il secondo turno, staremo molto attenti, ce la metteremo tutta e quindi non priveremo la città di Benevento di quello che è un programma che stava nelle corde della direzione della dottoressa Marta Ragozzina, attuale direttore regionale Musei Campania, dell'OFB. Tenteremo di offrire al meglio il programma che, a prescindere dal Covid, la città di Benevento merita. E quindi in collaborazione con gli enti sul territorio, comune, sindaco, il presidente della provincia Antonio Di Maria e altre istituzioni sul territorio.